Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video della serie novità del periodo. Anche in questo video ho tantissime cose da mostrarvi, quindi direi di partire subito. La prima cosa che vi mostro è un fondotinta ed è il Conceal and Define di Revolution che io ho acquistato nel colore F8.5, che sul sito mi sembrava chiarissimo. Quando l'ho ricevuto nel pack mi ha un po' spaventato, ho pensato fosse troppo scuro. In realtà direi che va più che bene. Questo è l'applicatore enorme. Adesso vi faccio uno swatch. Ovviamente ho preso un quintale di prodotto, ma va bene. Ed eccolo qui. Come vedete, il colore va assolutamente benissimo. Questo fondotinta mi piace. Devo dire che l'ho provato, ma ero molto scettica in quanto, già, diciamo, prevenuta. In quanto avevo visto un video di Giulia Cova che diceva che appena questo il viso veniva bagnato con una lacrima, con un goccio d'acqua, anche con uno spray fissante il fondotinta si toglieva. A me non è successo, considerate che io utilizzo sempre, alla fine trucco, spruzzo sempre lo spray fissante, non ha avuto nessun problemi e neanche nel corso della giornata si è comportato molto bene, quindi io lo promuovo questo fondotinta in realtà e non, è molto piacevole indossato. Non ha una copertura, diciamo, media e ha una buona durata, quindi assolutamente consigliato. Poi blush, preso dal calendario all'avvento, il colore è rose gold, che come sapete, slick, scusatemi, che come sapete io amo. Assolutamente consigliatissimo, ragazzi, questo blush è la vita. Spero si vede. Sembra molto più chiaro, in realtà è proprio un bel corallo con tutti questi riflessi oro, bellissimo. Poi, un altro fondotinta che ho utilizzato è il Dermacol, il famosissimo Dermacol, nel colore 210, che è quello che mi avete indossato anche oggi, considerate che ce l'ho da questa mattina e adesso è sera, ed è perfetto, eccolo qui, ed è un fondotinta estremamente coprente. Non è chiarissimo il mio colore, però come vedete è perfetto, cioè non è eccessivamente scuro, anche se poi una volta che lo vedete così sembra molto più scuro. Applicato è perfetto, assolutamente perfetto. La coprenza è estrema. Ora qui, beh, ci sarebbe un po' da ritoccare come vedete, ma ragazzi, ripeto, tutto il giorno che sto fuori casa, che ce l'ho addosso, ho mangiato, ho bevuto, quindi va bene. Ma comunque le sue 12 ore se le fa perfette, quindi assolutamente consigliatissimo. 24 non ci arriva, saremo a 20 diciamo, però comunque dopo 20 ore sta così, quindi consigliatissimo, veramente. Poi spray fissante, ho usato lo Scandinavia, della Scandinavia, ed è del Makeup Finish Spray nella versione Bridal, quindi quella specifica per le spose. Allora, questo fissante mi è piaciuto, innanzitutto il profumo è molto gradevole e l'applicazione è molto, cioè, eroga il prodotto in maniera ottima, direi che adesso lo faccio vedere. Quindi direi che lo spruzzo in maniera omogenea, il profumo non è forte ma è comunque gradevole e fa durare effettivamente di più il fondotinta, quindi promosso. Correttore, la Laura Mercier Secret Camouflage, eccolo qui, questo è nel colore SC1 e ve lo mostro. Questo è il pack, molto di lusso, molto bello. Qui c'è lo specchio e questo è il prodotto. Quindi ha un correttore aranciato, spero si veda, e uno giallo. Dal vivo sono un po' più scuri di come li vi appare in fotocamera. Questi sono i colori. Sono questi qua. Sì, mi sembra proprio bianco, in realtà è proprio un giallo, questo è un arancione abbastanza intenso. Allora, questi correttori sono assolutamente coprenti, però forse sono un filino secchini e quindi non. Un po' come il discorso che vi ho fatto qualche video fa sul Boeing di
di Benefit. La copertina è buona, però non mi fanno impazzire perché le trovo un po' troppo secchini, quindi su un contorno occhi magari un po' segnato si vedono. Quindi non me li fa preferire. Ok, ultime cose. Viso, abbiamo gli illuminanti di NYX, questi trovati nel calendario dell'avvento, nei tre colori, Pop Rock, Candy Claude e Cinnamon Spice. Ve li mostro. Questo è Pop Rock. Ok, questa sorta di lavanda glaciale. Poi abbiamo Candy Claude, che è questo oro rosa. Spero si vedano. E infine abbiamo Cinnamon Spice, che è questo più particolare, che è una sorta di rame con riflessi verdi. Sono molto belli, molto riflettenti, assolutamente consigliatissimi. Però praticamente non lo so se li vendono singolarmente, non saprei. Veniamo agli occhi. Un solo prodotto per gli occhi, ma che prodotto? Ta-da-da-da. La Nubian 2 di Juvia's Place. Tanto bellissima la confezione, bellissimo il pack. La paletta non presenta specchio. E questi sono i colori. Allora, la pigmentazione di questa palette è molto alta. I colori sono assolutamente bellissimi. Come vi dicevo, molto pigmentati sia i matte che gli shimmer. Colori originali per nulla scontati, c'è però un ma. Va utilizzata con prudenza, nel senso che con un po' di attenzione, perché forse proprio perché sono così pigmentati, non sono facilissimi da sfumare, quindi è facile fare macchia. Quindi fate molta attenzione, prelevate poco prodotto per volta, perché la palette vale assolutamente la pena, però ci vuole un po' d'accortezza. Passiamo alle labbra. Il primo prodotto labbra che vi mostro è il Lip Oil di NYX. Questo l'ho trovato sempre nel calendario dell'avvento. E il colore è il Candy Pop. Quindi è proprio un olietto che sembra colorato, ma in realtà è assolutamente incolore, come potete vedere. E devo dire che è molto idratante, mi piace. Io a volte lo metto pure sopra le tinte labbra quando arrivano a essere un po' troppo secche. Ci metto questo. Fantastico, le labbra tornano belle, rimpolpate, morbide, fantastico. Poi abbiamo, trovo sempre nel calendario dell'avvento, di Essence, il Kiss the Penguin Lipstick del colore 01, che in realtà non so se sia venduto, però ve lo mostro comunque. Quel fantastico rossetto che appare di questo colore. E poi cambia a seconda di come lo applicate sulle labbra. Non ve lo swatcho perché me lo vedete indossato, su di me risulta così. È molto piacevole, è più come se fosse un burro cacao colorato, quindi piacevolissimo sulle labbra. Infine, due rossetti Revolution, trovate sempre nel calendario dell'avvento. Questa credo sia la linea Amazing Lipstick. E abbiamo il colore Swish. Questo qui. Un color diciamo cannella e poi abbiamo Embrance, che è questo colore qui più chiaro. Eccolo qua, un bel nude a base calda. Sono molto confortevoli questi rossetti, però non vanno in giro, quindi assolutamente piacevoli da avere sulle labbra. Questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato in questo periodo, fatemi sapere voi quali prodotti utilizzate, se avete provato qualcuno di questi prodotti, mi consigliate di provare e iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace. Alla prossima, ciao!